La sfida della formazione professionale è, da sempre, quella di mettere in campo la didattica dell'imparare facendo, per rendere attivi i ragazzi, protagonisti del loro apprendimento. In Galdus vogliamo che i nostri ragazzi acquisiscano competenze reali attraverso la bellezza di scoprirsi capaci di realizzare un obiettivo dato, sia esso di tipo teorico che pratico. I ragazzi sono sempre meno abituati allo studio e alla fatica e il sistema classico di valutazione che guarda la media dei voti spesso crea confusione nello studente, minando poi il rapporto di fiducia tra l'insegnante e il ragazzo e andando a vanificare ogni suo tentativo di impegno. Per questo, da alcuni anni abbiamo scelto collegialmente una didattica per obiettivi. Col tempo abbiamo imparato che l'allievo deve avere ben chiaro quali sono le competenze richieste per raggiungere la sufficienza. Questo permette anche di evitare alibi o zone di ombra nella valutazione e in questo modo abbiamo visto in questi anni molti ragazzi fermi rimettersi in azione e in movimento. Il docente, prima di tutto, deve comunicare a cosa serve la propria disciplina e qual è il traguardo da raggiungere. Ma per fare questo occorre essere estremamente concreti. Da qui nasce l'idea di descrivere la propria materia non solo attraverso i contenuti, ma esplicitando singoli obiettivi traguardo da raggiungere. In Galdus, per obiettivo, intendiamo ciò che viene richiesto all'allievo per poter ottenere la sufficienza attraverso indicatori precisi che vengono comunicati all'inizio dell'anno. Ogni materia, pertanto, si suddivide in diversi obiettivi. Qualora anche solo uno di questi obiettivi non fosse sufficiente, l'allievo non raggiungerebbe la sufficienza. E così abbiamo eliminato il problema della media. Facciamo un esempio. Siamo in un cantiere edile, un esempio preso dal mondo lavorativo. Un ingegnere deve valutare se il lavoro dei suoi operai, dei geometri, eccetera, è fatto a regola d'arte. Avrà una serie di indicatori, quindi avrà le fondamenta, l'elasticità, i calcoli fatti, il materiale. Bene, in questo esempio non può accontentarsi della media. Se io ad esempio decido che i materiali, verifico che i materiali usati sono assolutamente adeguati, a scuola daremmo un 8. Se poi vedo che dei calcoli, anche non troppo gravemente, sono sbagliati, a scuola do un 5. In questo caso 5 più 8 fa 13, perfettamente abbiamo raggiunto la sufficienza, ma quella casa crolla. Quindi la media, anche a scuola, non è indice di raggiungimento di un obiettivo professionalmente valido, è un indice fittizio e questo è un esempio chiaro di come a volte inganniamo i nostri allievi. Beh, in ogni percorso ci sono fatiche e difficoltà, ma solo avendo ben chiara la meta si può raggiungere insieme quello che è l'obiettivo, il traguardo. Questa chiarezza coinvolge anche le famiglie che possono così affiancare il ragazzo e renderlo sempre più autonomo rispetto a questa gestione. Com'è possibile questo? Le famiglie e gli studenti sono dotate di una lavagna degli obiettivi, in modo da avere sempre chiaro il punto in cui si è. In questa lavagna sono segnati il numero degli obiettivi per ogni materia e vengono man mano spuntati, rendendo chiaro quindi il punto in cui si è e quanto manca ancora alla promozione. L'obiettivo è dunque un traguardo. Gli obiettivi intermedi sono i passi che facciamo insieme in questa direzione. Li possiamo definire tappe di un cammino, ricco di progetti ed esperienze da realizzare. Interrogazioni e compiti in classe non sono più una sorta di terno al lotto, ma la conferma di consapevolezza riguardo la propria preparazione.